Terra Nostra, la rubrica di enogastronomia del territorio italiano, è stata presente alla rassegna denominata Tipicità per la sua 27esima edizione. Tipicità è l'esposizione enogastronomica e non solo, più interessante del centro Italia. Si è svolta a Fermo, presso i padiglioni del Fermo Forum, dal 9 all'11 marzo. In questa edizione abbiamo notato anche la numerosa partecipazione di enti pubblici, diversi comuni della costa a forte spessore turistico, che hanno promosso le future iniziative che si terranno nel corso dell'anno alle tante persone intervenute. Tipicità si è svolta su una superficie di oltre 13.000 metri quadri coperti di esposizione, 15.000 visitatori nei 3 giorni di apertura, 3 padiglioni tematici, cibo e turismo. 110 gli eventi nei 3 giorni di apertura. Il taglio del nastro si è svolto il sabato mattina, presenti le maggiori autorità del territorio, poi tutti a far visita nei grandi padiglioni. Non è passata inosservata la presenza del giornalista televisivo Paolo Mieli. Seguendo le varie fasi degli incontri presso i numerosi stand e sale degustazioni, abbiamo notato il comune di Porto San Giorgio, che ha presentato presso la sala Accademia varie degustazioni di prodotti tipici ed il cooking talk show con lo chef Nikita. Dopo la partecipazione alla Bit di Milano, il comune di Porto San Giorgio è stato uno dei protagonisti di questa edizione di Tipicità, il Festival delle Eccellenze Regionali. Ampio lo spazio dedicato alla cooking talk show dal titolo L'Adriatico si tuffa nel futuro. Cosa accade ad una ricetta della tradizione quando si guarda avanti? Siamo qui, insomma, Tipicità, questa è ormai la 22esima edizione e diciamo siamo molto molto contenti perché quest'anno abbiamo rafforzato in qualche modo la nostra presenza, perché vengo appunto dall'Accademia della Cucina, all'interno della quale abbiamo presentato non soltanto la deco del brodetto, ma l'abbiamo presentata attraverso la presenza di un eccellente chef, insomma di un'eccellenza del nostro territorio, del nostro comune, che è Nikita. Quindi la nuova ricetta del brodetto sangiorgese secondo il disciplinare, curata però da Nikita, quindi un appuntamento molto apprezzato, molto richiesto, molto partecipato, che è stata anche un po' l'occasione per raccontare come è nata la deco, per raccontare anche i due nuovi circuiti del brodetto che partiranno a marzo, quindi prima dell'estate si concluderà il primo e il secondo insomma da settembre fino a dicembre. Questi sono gli appuntamenti. In realtà saremo anche qui domani mattina all'interno di un convegno, perché come comune abbiamo aderito ad un circuito, diciamo ad un circuito culturale, che è quello della Rotta dei Fenici, che è un circuito culturale promosso dal Consiglio d'Europa. Quindi saremo qui proprio per cercare anche in qualche modo di capire come valorizzare il turismo esperienziale all'interno del nostro territorio e capire come il nostro comune possa in qualche modo valorizzare le sue eccellenze e, come dire, sfruttare questa possibilità, la possibilità del turismo esperienziale in un territorio che è votato a questo tipo di turismo. L'incontro ha visto la partecipazione di Nikita Sergeev, chef del ristorante L'Arcade di Porto San Giorgio. Il piatto presentato è stato il brodetto sangiorgese, già riconosciuto Deco, il primo in Italia con questo riconoscimento. Lo chef Nikita Sergeev ha cercato di coinvolgere il pubblico degli assaggiatori in un'esplorazione di gusti e tendenze del nuovo mangiare esperienziale. Territorio, tradizione ed innovazione alla base delle nuove ricette. Presente l'assessore al turismo Elisabetta Baldassarri, che ha illustrato il percorso eseguito nel riconoscimento Deco. Ha poi spiegato anche il successo di questo piatto, che si può gustare in tantissimi appuntamenti estivi, dai ristoranti agli chalet, tutti i venerdì estivi solo su appuntamento. Siamo ovviamente anche in procinto, siamo già in realtà pianificando tutta la programmazione per l'estate. Ci sono alcuni eventi che sono già stati ormai definiti e sono anche appuntamenti sentiti e importanti. Il primo evento, diciamo, che aprirà, quello di grande visibilità non soltanto comunale, cioè direi di rilievo regionale e non solo, è l'appuntamento con le Proloco in Festa, che ci sarà dal 5 al 7 luglio a Porto San Giorgio, e quest'anno vedrà la presenza di tutte le Proloco d'Italia, quindi
quindi tutte le regioni saranno rappresentate attraverso le loro proloco e particolare attenzione verrà posta alle proloco del cratere, che sono comunque del cratere del terremoto, che sono comunque presenti nel nostro comune. Oltre alla proloco, altri appuntamenti importanti ormai consolidati, la Notte Rosa che si terrà, che è in realtà un'iniziativa commerciale curata dalla Confcommercio, che si terrà il 20 luglio. Ricordiamo anche un appuntamento tradizionale che insomma mette in risalto e ripercorre un po' quelle che sono le nostre tradizioni, che è l'appuntamento legato alla Festa del Mare con la padella gigante dell'Adriatico, che si terrà il 20 luglio e il 21 luglio, scusate. E un altro appuntamento, la seconda edizione di un festival che è Il Mare Dentro. Perché parlo di questo festival? Perché l'intento dell'amministrazione comunale è quello di sfruttare in qualche modo, di partire dalle tradizioni marinare della nostra antica marineria sangiorgese, quindi le nostre tradizioni più antiche, per che possano in qualche modo diventare un volano proprio per il turismo. Quindi Il Mare Dentro è un po' il mare a 360 gradi dal punto di vista fisico, quindi è un appuntamento culturale e non solo. Il 9 e il 10 agosto ci sarà il consueto appuntamento con le attività, con Notte Magica, quindi questo appuntamento rivolto alle famiglie e ai bambini, e diciamo che le grandissime manifestazioni sono un po' queste. Ci saranno poi tutti gli altri appuntamenti musicali nei vari luoghi tipici di Porto San Giorgio. La rotta dei Fenici rappresenta un esempio già operativo di come soggetti pubblici e privati possono coordinarsi mettendo in rete obiettivi e prassi di valorizzazione del patrimonio storico-culturale, con ricadute molteplici sia sul versante socio-culturale che su quello economico. Organismi sovranazionali, università, enti locali, imprese turistiche si mettono in rete per offrire a turisti e comunità locali nuove prospettive di fruizione dei territori, arricchite da una nuova consapevolezza storica che ne esalta la ricchezza e profondità di senso. Tali reti richiedono ai soggetti coinvolti l'adozione di innovazioni che riguardano la propria mission. Porto San Giorgio è la città a misura di bambino, senza sottovalutare il re dei piatti locali, che è senza dubbio il brodetto sangiorgese. Di origine medievale e per considerarsi autentico, il brodetto deve essere composto da almeno 13 tipi di pesce, tra cui merluzzo, sgombro, palombo, razza, triglia, rana pescatrice e scorfano. Il tutto accompagnato da pomodori verdi, peperoncino, prezzemolo, olio, sale e aceto. Nel 2013 il brodetto ha ricevuto la classificazione DECO, denominazione comunale d'origine, il primo brodetto in Italia ad avere questo riconoscimento. L'intento anzi è quello di non utilizzare, di non trovarsi a Porto San Giorgio nei canonici mesi estivi, insomma quelli di luglio-agosto, e il lavoro che stiamo un po' facendo è quello di, si parla tanto di destagionalizzazione, ma di destagionalizzare appunto il turismo. Non da ultimo voglio ricordare un appuntamento importantissimo, un appuntamento sportivo molto importante che si è tenuto la scorsa settimana, la Coppa Italia di basket, quindi attraverso appuntamenti come questi e solo in questo modo il nostro comune, insieme ad un territorio che va, con cui deve assolutamente collaborare, può ripartire. Quindi io credo che il comune da solo, come singola entità, non può sicuramente andare lontano, e con i comuni del limitrofi, quelli che insomma sono vicini al nostro territorio, noi stiamo comunque collaborando, c'è anche una serie di intenti su cui stiamo lavorando, per cui diciamo la proiezione è quella di un lavoro fatto in squadra, solo così e riuscire probabilmente l'obiettivo potrebbe essere o dovrebbe essere quello di riuscire ad esempio a pubblicizzare il territorio della Costa Fermana, perché questo sicuramente avrebbe sicuramente maggiore forza anche rispetto alla grandissima concorrenza che noi abbiamo sul turismo, insomma. Però il nostro territorio però in particolare è un territorio in cui si sviluppa il turismo legato alle esperienze, quindi alle unicità, insomma, dalla lavorazione del pesce, la possibilità di incontrare un artigiano, la possibilità di degustare le eccellenze enogastronomiche, quindi insomma è un turismo prettamente esperienziale e dobbiamo sfruttare questa forza.